In questo video vi porto un full day of eating in cui vi faccio vedere tutto quello che mangio dalla mattina alla sera. Spero che vi possa dare qualche spunto anche alla vostra dieta. Godetevi il video. Buongiorno ragazzi, benvenuti ad un altro video. Oggi vi mostro un full day of eating. In questo momento sto provando una ricomposizione corporea, dato che ho ripreso la palestra dopo 2 mesi di stop. Ho fatto le ultime 3 settimane stando in lievissimo deficit calorico, ma comunque molto vicino al mio mantenimento, intorno alle più o meno 2200-2400 calorie, e ho deciso quindi oggi di farvi vedere tutti i pasti che faccio in questo momento, anche perché non sto a dieta, quindi non sto restringendo tantissimo, non sto nemmeno in massa, quindi devo stare attento a fare le giuste scelte di sostenibilità, di sazietà e di bontà alla fine della dieta. E quindi iniziamo subito, let's go! Allora, per prima cosa, di recente, sarò sincero, mi sto svegliando non prestissimo come facevo in passato. Prima mi svegliavo, provavo verso le 7, 7 e mezza, ora è molto più verso le 9. Con il Covid, il fatto che non c'è comunque niente da fare fuori, secondo me non ha così tanto senso svegliarsi prima, quindi mi sto svegliando un pochino dopo e sto andando a dormire un pochino dopo, provando comunque a colpire quelle 8 ore. In questo momento sono le 9.47, è giunta l'ora di farci il nostro caffè giornaliero. Come sapete, se mi seguite da un po', il caffè filtro è il mio caffè di preferenza, quindi andiamo a crearcelo su. Oh yeah, e ora lo lasciamo lì 2 minuti. Sto facendo metà decaffeinato, metà normale, perché non voglio esagerare con la caffeina in questo periodo. Ora lasciamo che si fa per più o meno 2 minuti e poi li metteremo sopra questo e lo spingeremo giù. Voilà, dagli un po', let's get this coffee. E quindi, come avete visto, mezza tazza più o meno di caffè, ci ho aggiunto anche un goccio di latte, ci ho aggiunto una pasticca di dolcificante, altrimenti lo farei anche amaro, ma preferisco che sia un pochino dolce, se devo essere sincero. E ora mi metto a lavorare con questo caffè. Noi ci vediamo al prossimo pasto, che sarà il pasto pre-workout. Sono le 12:18 e noi stiamo andando in palestra, che ce l'abbiamo alle 12:30, quindi è ora di fare il piccolo pasto pre-workout, che è anche il mio primo snack giornaliero. Ormai lo sapete, la mia barretta proteica preferita è questa qui, la Cookie Dough Protein Bar di Foodspring. Con il codice MuscolaVita FSG potete avere lo sconto del 15% su tutto il loro sito. E oltre a questo, mi sto bevendo insieme a Dele mezza Monster per un pochino di energia, e ovviamente l'acqua che non manca. E oggi è la giornata A per me, quindi rinizio con rotazione, con il mio primo giorno di allenamento. Vado ad allenarmi, vi mostro 2 o 3 esercizi e poi ci vediamo col pasto post workout. Ragazzi, noi abbiamo appena finito l'allenamento. Sinceramente mi sono visto abbastanza bene, ma mi sento un pochino fiacco, se devo essere sincero. Mi vedo con un pochino più di pene, quindi so che la ricomposizione sta funzionando, ma in termini di energia non siamo proprio al massimo. Ho fatto anche, e sto finendo, 20 minuti di cardio in questo momento, e accanto a me c'è anche Ele, che sta indossando tutto Kaizen, amore, dai pantaloni alla maglietta tutto Kaizen, l'ultimo lancio. Di quello ve ne parleremo, ma stiamo preparando veramente una bomba per giugno e riprendiamo col canale di Kaizen Atletica lunedì, quindi mi raccomando, se non seguite ancora, andate là che lunedì iniziamo. Siamo tornati a casa, vi faccio vedere il pasto post workout, che sarà una bomba. La cosa fondamentale è prendere proteine e carboidrati, ma questo già lo sapete. Io in questo video voglio farvi vedere delle scelte che sono voluminose, quindi per chi ha problema a rispettare le calorie, magari soprattutto in questo momento che molti di noi ci muoviamo di meno, se vogliamo delle alternative che sono più calorie free o comunque con meno calorie rispetto alla pasta o altre cose normali, questo è per voi. Andremo a fare una sorta di pasta con
una zucchina intera tagliata a cubetti, questi shirataki che sono incredibili, li ho mostrati nell'ultimo video. Per 200 grammi, che sono tutta la confezione, saranno solamente 20 calorie, che è letteralmente incredibile. Questo sarà praticamente il sostituto delle tagliatelle o della pasta normale. E poi, come fonte proteica, ci vado a mettere questo tonno, 160 grammi di tonno, ovviamente. Altre giornate, se non potete prendere il tonno fresco, prendete anche il tonno in scatola e va benissimo, aggiungete la padella. E come salsa ci andremo di questa salsa di soia, questa è ridotta in sale. Se la trovaste light, quindi proprio con meno calorie, vi consiglio quella per fare proprio un pasto molto molto basso in calorie, però molto molto buono. Vi faccio vedere subito. Voilà, il piatto è servito. Magari non sembra bellissimo come al solito dei miei pasti, ma vi assicuro che è super buono. La salsa di soia messa qua sopra vi esce un piatto tipo orientale per pochissime calorie. Un botto di volume, cioè guardate quanto volume ci sta. Questa è la mia mano e saranno tipo 300-350 calorie massimo, massimo. Vi faccio accanto anche una Coca Zero, ormai lo sapete, almeno una volta o a pranzo o a cena me la faccio. E poi mi faccio anche una fetta di pane di segale fresco fresco. Eccoci qua. E questo quindi sarà il mio pasto post-workout. E ovviamente per concludere il pranzo ci serviva un pochino di caffè decaffeinato e ci ho aggiunto anche una zolletta di questo cioccolato 75% fondente che è veramente una bomba. E sono ora le 8:13, è ora di fare la cena. Avevo voglia di pasta, tutt'oggi con voglia di pasta. Già mi sono fatto i shirataki prima e oggi ci facciamo un altro tipo di pasta, la pasta proteica di Foodspring, che è proprio questa qua. Quindi questa è la pasta proteica di Foodspring, che per 100 grammi è il 50% proteine, quindi c'è 50 grammi di proteine, ne andremo a fare 125 grammi. Poi ci aggiungo 25 o 30 grammi di questo pesto alla genovese e poi ci andrò a mettere sopra anche un po' di parmigiano. Userò questa bilancia elettronica per pesare le grammature e poi ovviamente per i micronutrienti al lato, e che potrebbe essere un full day eating di Giulio senza la mash, no, assolutamente. Quindi eccoci con la mash, mettiamo tutto insieme e vi faccio vedere. Ed eccoci qua con il pasto pronto, pasta proteica, pesto e parmigiano, e questa è veramente una scoperta, è una delle migliori scoperte che ho fatto. Secondo me la pasta proteica di Foodspring, è vero, costa un tantino di più della pasta normale, ma ha dei valori di macronutrienti, appunto di proteine, che sono letteralmente incredibili. Anche perché di consistenza è bella, dura, si mantiene dura, quindi abbastanza buona. È vero che essendo una fonte vegetale, comunque le proteine non sono di una qualità incredibile. Io non mi preoccupo perché faccio sì che il totale proteico sia un tantino più alto del solito in una giornata in cui includo la pasta proteica di Foodspring. Quindi questo è il piatto principale, poi mi vedrete aggiungerci la mash, come vi ho detto, per i micronutrienti, e questo dovrebbe riempirmi abbastanza. E poi ci facciamo il dolcetto serale. Ok, ci siamo, pasto dessert serale. Ho già messo e giocato con la mia app, che mi chiedete sempre, uso MyNet Diary, ma penso che ogni app una vale l'altra. MyNet Diary, MyFitnessPal, sono tutte, diciamo, tutti i pro che puoi tracciare, tutti gli stessi contro, che a volte gli ingredienti non sono super accurati, quindi state attento a quello. Però io ho già giocato adesso con lo snack per vedere come rientrare nei miei macros. Mi faccio un mega snack da 600 calorie con una pera per un po' di micronutrienti, buonissima. Ci aggiungo del cioccolato fondente, ci aggiungo del Total Fage 0% come fonte di proteine. In realtà c'ho lo skyr, quindi non è Total Fage, sarà un po' diverso, ma sti cavoli, skyr, buonissimo. E poi ci vado ad aggiungere, lo faccio proprio come un dessert assurdo, dato che si vuole dieta flessibile, un po' di latte condensato e un po' del Lotus Biscoff Spread, che è assolutamente buonissimo, la mia crema spalmabile preferita in assoluto. Quindi questo sarà il mega snack di stasera e mi porta ad un totale di 2.800
140 calorie con 205 grammi di carbo, 190 grammi di proteine, un po' più alto del solito, solitamente consiglio 1,6-1,8 grammi per chilo corporeo, però abbiamo preso appunto quella fonte, diciamo, molte delle proteine dalla protein pasta, che per questo ho preferito spingere più in alto l'importo e l'apporto proteico, e grassi stiamo a 72 grammi, quindi veramente sul pezzo. E non vedo l'ora di godermi sto dessert. Beh, allora, io direi pretty successful dessert. Per me, letteralmente, queste mega yogurt bowl sono letteralmente la dieta flessibile in un piatto, perché abbiamo un botto di proteine da appunto lo skyr che sono perfette, abbiamo un po' di frutta per i micro e poi abbiamo un pochino di cose che aiutano un sacco per la sazietà e la sostenibilità a lungo termine, che è la chiave di ogni dieta. E mi auguro che anche tu riesca a trovare il tuo modo preferito e sostenibile per seguire la tua dieta, perché rende veramente tutto uno spasso. Infatti, io non vedo l'ora di riprovare un deficit calorico che, secondo me, con tutto quello che ho imparato in questo periodo di lockdown, mangiare di meno, mangiare più voluminoso, penso che mi aiuterà veramente tanto a renderla più facile e più sostenibile del solito. Quindi mi faccio questo e poi, ovviamente, a sto punto vi faccio vedere anche l'integrazione. Vi faccio creatina, zinco e magnesio. Zinco e magnesio non lo faccio sempre, una dose ogni 2 giorni la faccio comunque, appunto perché non mangio così tante lenticchie o comunque questa cosa qui, quindi integro con questi una volta ogni 2 giorni. E poi creatina invece 5 grammi al giorno mi faccio una dose. E yeah, questa è l'integrazione di oggi, questo sarà il dessert e l'ultimo pasto della serata. Ci vediamo domani mattina per fare un po' il recap della situazione. È la mattina seguente, metto le calorie e i macronutrienti totali sullo schermo in questo momento. Spero che abbiate preso qualche spunto se anche voi volete replicare uno di questi pasti. È facilissimo, semplicissimo. Questo è quello che sto facendo in ricomposizione. Spero vi sia piaciuto il video, lasciateci un like se è così. Lasciami un commento se hai qualsiasi domanda. Keep improving e noi ci vediamo.